Attenzione, però, la storia del colesterolo, quello che abbiamo detto prima riguarda le uova. Il colesterolo è una molecola complessa. Quando voi introducete delle molecole di colesterolo, l'organismo le smonta, proprio come se fosse questo mazzo qua di cicoria. Pezzetto per pezzetto, foglia per foglia la smonta e poi quando viene riassemblato non viene più riassemblato come colesterolo. E invece per produrre colesterolo ci vogliono le molecole di amido, ci vuole l'amido, ci vuole lo zucchero. Come base il colesterolo ha lo zucchero e ha l'amido. Basterebbe provare, fare le prove, perché solamente con le prove si viene a capo dei problemi. Con le teorie non si va da nessunissima parte, con le teorie si vive alla fine di dogmi, ma quello che governa la scienza veramente è la pratica, sono i risultati pratici. E quindi si vede, si cambia l'alimentazione e si ha un abbassamento del colesterolo, si ritorna all'alimentazione primitiva, chiamiamola così, e si ha di nuovo un elevamento dei valori del colesterolo. Perché il colesterolo, il guaio del colesterolo è questo: vengono incriminati alimenti I grassi. che non hanno a che fare con il colesterolo, i grassi. Ma più volte l'abbiamo sottolineato, non sono i grassi che determinano l'aumento eccessivo del colesterolo. Se voi mangiate tanti grassi, tanti formaggi, tanti salumi, per qualcuno le carni rosse che per qualcuno possono andare benissimo, per altri sono altamente tossiche, vi fanno alzare soprattutto i trigliceridi, che anche loro hanno una grossa responsabilità nell'alterazione dell'equilibrio di questo nostro sangue, nel deposito di placche ateromasiche, nell'ostruzione dei vasi, di piccoli, grandi o medio grandi o piccolissimi, ma che eleva il colesterolo sono essenzialmente i carboidrati e soprattutto i carboidrati, non gli zuccheri semplici, ma gli zuccheri complessi, ossia gli amidi, ossia i cereali. Tanto pane, tanta pasta, tanti cracker, tanti grissini, tante fette biscottate, tanto riso, tanto mais, vi fanno alzare il colesterolo. Questo lo si può vedere proprio con una dieta di 15 giorni, non dico 15 mesi, 15 giorni, togliendo gli amidi dalla dieta delle persone, si ha un crollo vertiginoso del del colesterolo. colesterolo, E anche mangiando un uovo al giorno quasi, anche mangiando che un uovo al l'uovo è giorno. demonizzato, no? Guardi che io la Il guaio, sfido e ci provo. sì, il guaio è questo, che l'uovo è demonizzato. È demonizzato perché l'uovo contiene effettivamente colesterolo. Colesterolo. È tra gli alimenti, insieme alla carne di agnello o di montone, che contiene più colesterolo. Ma la molecola del colesterolo è una molecola complessa. Non viene assimilata così, tutta, in toto. Viene demolita e poi non viene più riassemblata sotto forma di colesterolo. Diversamente dalle molecole degli amidi, che sono scisse e poi riassemblate sotto forma di colesterolo. E il discorso del colesterolo, che difficilmente si abbassa, anche se le persone dicono: eppure mi sono messa a dieta, ho tolto i salumi, ho tolto i formaggi, ho tolto questo e quest'altro, però l'unica cosa che non tolgono è la causa vera, ossia sono i cereali, i farinacei, le fette biscottate del mattino, o i biscotti, o la brioche, o il pane, o la pasta, o il riso, la polenta. Sono loro che fanno sì che se noi non abbiamo un'intensa attività fisica che ci permetta di smaltire, di bruciare queste calorie che introduciamo, questi amidi che introduciamo con l'alimentazione, con i cereali, loro si accumulano sotto forma di colesterolo. Anche lì, mistero, mistero, mistero del corpo umano. Se noi mangiamo delle uova che contengono tanto colesterolo, non produciamo colesterolo. E infatti le persone che hanno colesterolo alto ben si guardano dal mangiare le uova, perché i medici, Eh sì, è il primo l'informazione divieto, medica esatto, che cosiddetta scientifica, è che le uova
fanno alzare il colesterolo perché contengono colesterolo, che è una panzana enorme, perché il colesterolo è una molecola complessa e il corpo umano la scinde, la disfa, la smonta e quando poi la riorganizza, la riassembla, non la riassembla sotto forma di colesterolo, assolutamente. Il colesterolo viene prodotto da quale il nostro organo? Dal fegato? Ma il colesterolo sì, ma il colesterolo è il nostro corpo che la produce, il nostro fegato che lo assembla in quella forma lì, ma la causa è proprio un'alimentazione sbagliata e soprattutto un'alimentazione sbagliata a cena, come il discorso della glicemia, perché quello che ha fregato adesso la popolazione occidentale italiana è proprio che abbiamo proprio invertito totalmente quelle che erano le sagge abitudini alimentari dei nostri genitori, dei nostri nonni e bisnonni, vi dicendo che loro facevano una cena molto semplice, molto parca, vuoi perché magari non c'era tanta abbondanza di cibo e tanta disponibilità economica e la facevano presto, diversamente da noi che adesso invece facciamo il pasto più importante a cena e lo facciamo tendenzialmente tardi e che poi magari molti di noi addirittura alla sera si concedano la cena o la pizzeria o via dicendo e poi si accumula tutto. Poi si va a letto o davanti poi alla si televisione? Si va a letto davanti alla televisione, non si smaltisce assolutamente niente. Possibilità, perché oggi ai cardiopatici si danno anche le statine appunto, per tenere bassissimo il colesterolo. Ci sono quelli fortunati che non le tollerano, per cui hanno subito dei disturbi, per cui se ne rendono conto e quindi devono assolutamente evitarle. Il guaio sono le persone che invece non danno segnali di insofferenza all'uso delle statine. È che queste persone poi si trovano magari valori normali, abbastanza normali del colesterolo e anche dei trigliceridi e continuano poi nella loro alimentazione normale. Poi di punto in bianco magari si trovano ad avere quassù in alto, a livello cerebrale dei belli scherzi, a livello di circolazione cerebrale. È una cosa molto... E questi sono grossi problemi. Perché il colesterolo con una buona attività fisica e con un'alimentazione corretta, ma senza fare delle quaresime per tutta la vita, praticamente il colesterolo va a posto. Io ho avuto dei casi di persone che proprio mangiando un uovo al giorno, ma eliminando i carboidrati, si sono messi il colesterolo a posto, soprattutto le persone di gruppo sanguigno A, gruppo sanguigno B e gruppo sanguigno AB, che con le uova se la cavano più che bene, hanno risolto i loro problemi di colesterolo. Guardate, la storia delle uova è una col colesterolo, non si può dire questo, sì, è una menata. È una delle grandi bufale metropolitane, insieme a quelle dei 2 litri di acqua al giorno, della vitamina C delle arance e del latte per l'osteoporosi. L'altra, delle uova che fanno alzare il colesterolo. Le uova contengono colesterolo, ma la molecola del colesterolo viene demolita, scissa, è riassemblata in tutt'altra forma. Le molecole di amido vengono scisse, assemblate e ricostruite come colesterolo. Quindi è per quello che tutte le statine del pianeta che rifilano alla gente fanno avere grossi problemi circolatori a livello cerebrale, ma non abbassano il colesterolo. Perché la gente continua a mangiare la causa del colesterolo, ossia pane, pasta, riso, mais a tutto spiano. Certo. Mangia cereali. Il colesterolo, che lei abbia ragione. Il colesterolo va su non a causa dei grassi, ma a causa dei cereali. Non si stupisca, signora, comunque, per queste problematiche, perché guardi, la settimana scorsa parlavo con una mamma che mi raccontava la sua avventura con la sua bambina nel periodo dell'allattamento a 10 mesi, allattata al seno, e la bambina aveva il colesterolo alto a 10 mesi di età di vita con allattamento al seno. Ma la mamma mangiava un sacco di cereali, per cui la mamma non aveva i problemi, la mamma aveva il colesterolo a posto, il colesterolo fuori posto ce l'aveva la bambina a 10 mesi di vita. È incredibile.
Invece un'altra signora, signora Lidia, 43 anni, gruppo A, chiede al dottore se è vero che avere il cosiddetto colesterolo buono HDL molto basso può far male e non bene. Lei è alta 1,61 m, pesa 41 kg e i valori sono colesterolo totale 121, LDL 61, HDL 49 e trigliceridi 53. Ma no, in proporzione ce l'ha altissimo il suo colesterolo cosiddetto buono, ossia HDL. Ha un colesterolo che è sotto i piedi, praticamente è difficile trovare una persona che abbia il colesterolo totale così basso. Quasi quasi si pareggiano il colesterolo, l'LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo rispetto al colesterolo buono. Ma può stare tranquilla, 49, capisco, se una persona avesse il colesterolo 200 e si trova il colesterolo buono, l'HDL a 49, ma una che ha 120 sì e no di colesterolo totale che si trova un colesterolo buono HDL a 49 è più che a posto. Io sono un gruppo zero negativo. Brava, si alzi in piedi, che così la vedono tutti quanti. Allora, ho il problema che da un mesetto sto tentando di abbassare il colesterolo. Il colesterolo io l'ho sempre avuto, nel senso... Alto? Allora, 200, 220, no, 240? No, è 298, l'esame fatto il 6 di ottobre. Per cui è da un mese. Quanto era? 2,98. Sì. Però da quando faccio esami e regolarmente li controllo, l'ho sempre avuto 2,40, 2,50, ma mai così alto. E da un mese appunto sto seguendo la sua dieta. La domanda che voglio fare, per essere proprio brevissima, dopo quanto tempo, seguendola regolarmente, come mi sento di farla? Allora, i trigliceridi si abbassano anche nel giro di 3-4 giorni. Il colesterolo ci vuole qualche giorno in più, però nel giro di un mese un colesterolo dovrebbe rientrare. Attenzione, quelli di gruppo zero, perché mica che si mettono a mangiare del grano saraceno, no. Perché il grano saraceno manda sul colesterolo alle stelle. Ma anche col riso va sul colesterolo, il colmiglio va sul colesterolo, attenzione anche alla quinoa, ecco, e quindi occhio, i dolci e gli zuccheri sono altri produttori di colesterolo, dopodiché vedere, lo misura dove? In farmacia, in laboratorio? No, avevo provato 3 anni fa a misurarlo in farmacia, ma non era secondo me veritiero, sì. Per cui faccio proprio, vado va in ospedale. Bene. Allora adesso faccia. Ogni 15-20 giorni faccia una misurazione nella solita farmacia. Sì. Fa 1, 2 e 3 controlli in farmacia, il quarto controllo lo faccia in laboratorio. Ok. E dopodiché vede. Mi manca da morire la pizza, che io mangiavo settimanalmente. Sì. Aspetto ad inserirla, non la mangio più. Se lei vuole che io le dia un parere favorevole, lei che è un gruppo zero negativo, una pizza, guardi se lo scordi. Addirittura scordarmelo. Ma si mangi la farinata di ceci, mangio, lei che è gruppo zero. La mangio, ma ecco, non è la stessa farinata cosa. Di ceci con i pinoli. Va bene. E se proprio decide di farsi del male con una pizza, ci metta sopra le acciughe e butti via la mozzarella. Senta, e invece la polenta... Anche quella non posso, non è il caso di appunto assumerla. Quale polenta? Di grano saraceno o di mais? No, di mais. Se vuole poi dopo mangiato passare un bel pomeriggio addormentata come una... No, ghiro. Ma sempre parlo per il colesterolo. No, ma a parte il fatto che lei mangia una polenta e dopo ha una sonnolenza tremenda addosso. No, quello no. Senza contare che il mais è tutto... ancora peggio quasi del frumento, perché ha l'80% di amido e pochissime, tra il 70 e l'80% di amido e pochissime proteine. Lei cosa fa nella vita di bello? Io ho un negozio di abbigliamento. Brava. E cosa pensa al cibo? Pensa no, al negozio no, di abbigliamento. Però anche quello... Ma lei quando è nata? No, io ho 51 anni. E quando è nata? Il 16 febbraio. 16 febbraio? Sì. E cosa se ne frega lei delle pizze, del cibo? Ma pensi a mangiare quando ha proprio fame, ma pensi a sviluppare il suo negozio all'infinito? No, comunque le dico piuttosto che... No, glielo dico, sono anch'io gruppo zero negativo dell'acquario.
L'ultima delle preoccupazioni per noi è il cibo. Se vuole fare delle cose importanti nella vita, se ne freghi del cibo. Io ho 50 anni, da un paio d'anni col colesterolo alto a 3,25. Quanto, Bruna? Quanto è quel colesterolo? 325. Ma cosa mangia? 20 uova al giorno, Bruna? No, assolutamente. Appunto, vede, non mangia 20 uova al giorno e il colesterolo a 3,25. Va bene. Ecco, la mia domanda era questa: siccome la sto seguendo da due annetti, io ho tolto tutti completamente i cereali. E qual è il suo gruppo del sangue? A positivo. E non mangia nessun cereale, neanche il riso, neanche il mais, neanche il miglio? No. E il grano saraceno? Il grano saraceno magari una volta a settimana. Occhio al grano saraceno, perché non è un vero cereale, non è un cereale quindi né col glutine né senza glutine, ma ha delle capacità di alzare il colesterolo in un modo tremendo. E il cioccolato chi lo mangia? Lo mangio io. Appunto. Le volevo chiedere, appunto. Ma possono essere gli zuccheri a alzarmi certo, anche il colesterolo? Certo, infatti Bruno, stavo bene dicendole che se non sono i farinacei con, senza glutine o che non siano neanche cereali, l'altra causa sono i dolci e gli zuccheri. Guardate che il cioccolato, c'è gente che si è lasciata prendere un po' troppo la mano. Siccome sul libro della dieta ho indicato che il cioccolato è tra le cose che si possono usare, e la gente si è buttata a capofitto. Ma ne ho viste di cotte e di crude, sa? Allora, il cioccolato. Bruna, se proprio vuole qualcosa di dolce, ogni tanto si mangi le barrette di semi di sesamo, le barrette di semi di zucchero, le barrette di semi di mandorle, però attenzione, anche perché con quelle non c'è da eccedere e da esagerare, anche perché poi ci sono determinate stagioni calde e caldissime, ne stiamo vivendo una, anzitempo proprio che ci è capitata tra capo e collo, ecco, quindi i semi oleosi non sono da usare così grandemente quando c'è molto caldo. Va bene, Bruna, grazie mille. E signora Bruna, e camminare tanto dopo cena. Dopo cena? Perché è la cena e lo stare fermi dopo cena che fa accumulare il colesterolo. Certamente, lei è programmata per sviluppare colesterolo. È tutto lì. Va bene. Comunque, come rimedi per il colesterolo può usare tintura madre di carciofo, tintura madre di bardana, tintura madre di betulla e tintura madre di elicriso. Va bene. Però se non c'è l'alimentazione corretta, i miracoli non vengono fatti neanche dove non ci li fa sono. Nessuno. Allora, sì, io ho problema colesterolo 3,62 totale e tireotripina ISH 164.600. La miseria, 164.000, ma è sicura signora? Sì, non si sta sbagliando nella lettura dell'esame. Tireotropina. Perché il valore giusto del TSH al massimo, per non sconfinare nell'ipotiroidismo, siamo un po' larghi, arriva attorno al 5 e lei 164. No. 164.600 c'è scritto, poi a fianco... No, ma è sicura, ma quella lì non è che è uno dei valori degli anticorpi, antitiroglobulina o antitiroperossidasi? Tireotropina, TSH. Sì, TSH. E lei quanti anni ha, signora? 55. E il gruppo del sangue qual è? A. E il peso qual è? 57. E l'altezza? 1,70. Quindi come peso sarebbe anche più che giusto. Sì. Ma io penso che il colesterolo non sia legato al TSH. Ma guardi, vanno di pari passo. Il colesterolo si alza a causa non tanto delle uova, che se anzi ne mangiassi due al giorno il colesterolo non cambierebbe di una virgola, anzi rischierebbe di abbassarsi. Ma il colesterolo si alza soprattutto con i farinacei, i dolci e gli zuccheri, ma i farinacei tutti, non solamente quelli con il glutine, anche con il riso si alza, anche con il mais si alza,
Idem, la tiroide non sopporta i dolci, gli zuccheri e i cereali. La tiroide per un gruppo A preferisce vedere i legumi. Ok, perfetto. Dei belli salatoni adesso, signora, senza pomodori, che sennò arrivano i problemi articolari, con magari anche i cornetti, con gli zucchini, con la cicoria, con le carote e con dentro tanto tonno. È a posto. Il colesterolo scende a picco, la tiroide si può mettere a posto in tempi anche rapidi. Però ogni mese faccio il controllo del suo TSH. Volevo chiederle, io dalle ultime analisi mi è risultato anche il colesterolo a 200, è un po' alto. Ma insomma, sì, ma non facciamoci eliminato la testa, cammina un po' di più e mangia più pesce. Grazie. Cammina di più, soprattutto la sera, e mangia del pesce in più. Buonasera. Ascolti, io ero incuriosita da un'affermazione fatta dal dottor Piero, perché ha parlato del colesterolo alto che dipende dal frumento. E ce le spiego, perché io praticamente sono vegetariana, non mangio quindi carne, pesce né salumi e limito molto anche latte e derivati, nonostante ciò il colesterolo parecchio alto. Da dove ci chiama, mi scusi? Dalla provincia di Cremona, mi scusi. Grazie, molto gentile. E quindi appunto, siccome io pensavo che il colesterolo fosse solo di origine animale, quindi che prodotti di origine vegetale, tra cui appunto anche il frumento, non fossero a portatori di colesterolo, e questa cosa invece mi ha ribaltato, diciamo, e visto poi il risultato dei miei esami del sangue con la dieta che seguo. Si chiede, giusto? Siamo di fronte a uno dei misteri del corpo umano. Il corpo umano risintetizza tutto, prima demolisce tutto, anche le molecole di colesterolo, per cui il colesterolo contenuto nelle uova. La carne di agnello contiene molto colesterolo, ma il nostro organismo lo demolisce e poi ricostruisce in base alle proprie caratteristiche. Per cui lei, il suo colesterolo, non lo fabbricherà mai partendo dalle uova, ma lo fabbricherà partendo dai cereali, e soprattutto dai cereali che contengono glutine. È quello lì uno dei misteri, e mi auguro, perché sennò adesso stanno dando statine a mezzo mondo. Sì. Dopodiché, come conseguenza, ci sono le ischemie. Esatto. Ecco, certamente, rientra tutto nel grande business della salute, no? Per cui primi i farmaci e poi gli interventi chirurgici. Quindi e è possibile altre cose. Che anche un vegetariano abbia il colesterolo sì, alto? Sì, ma è possibilissimo, altro che. Buonasera, io volevo fare una domanda che è più o meno simile a quella precedente. Io ho 39 anni, sono diciamo abbastanza giovane. Sì. Però soffro già da 5-6 anni di colesterolo alto. Ma il problema è che io sono di familiarità, così mi è stato detto, perché sia la mamma, che purtroppo poi è mancata un anno e mezzo fa, e anche la sorella, tutte e tre col colesterolo alto. E la mamma è mancata a che età? Mia mamma ha 66 anni, per un tumore al pancreas. Diciamo che non aveva niente e poi a un certo punto è stato diagnosticato purtroppo un tumore al pancreas. E le ripeto, tutte e tre col colesterolo alto, tutte e tre non mangiamo fritti, mangiamo un quintale di verdura. Sì. Eppure ogni volta che facciamo l'esame, io e mia sorella abbiamo 2,40, 2,36, 2,50, dipende. Ci sono stati vietati formaggi, li abbiamo tolti, i salumi li stiamo evitando. E alla fine non sappiamo più cosa mangiare. Ma ne abbiamo parlato in tutta la trasmissione. Con quelle sostanze lì, con quegli alimenti, vanno sui trigliceridi. Non va su assolutamente il colesterolo. Il colesterolo è causato essenzialmente dai dolci, ma soprattutto dai cereali, dai farinaci e anche dai non cereali come il grano saraceno. Quinoa lo alza meno, amaranto lo alza meno. Il discorso sulla genetica va bene, è giusto, è corretto dire che c'è un aspetto genetico in chi produce colesterolo, nel senso che lei è programmata, se introduce determinate sostanze, è programmata a produrre colesterolo. Un'altra persona invece non produrrebbe colesterolo, magari accumula del grasso, oppure un'altra persona accumula blocchi di adipe, praticamente i lipomi, che sono blocchi proprio, ecco, di cellule adipose nelle varie parti del corpo. Per cui la caratteristica genetica c'entra, ma la causa è proprio quella, insomma. Però, dottor Mozzi, un'altra cosa, io volevo dire, io sono di A positivo, anche io gruppo A positivo, come poi, fra l'altro, era la mia mamma. Sì. E
però voglio dire, io alla sera, per dire, utilizzo il pane azimo, che non so se va bene. Ma no, non va assolutamente bene, ma assolutamente, il pane azimo è solamente del pane non lievitato, ma per l'amor del cielo, quello lì lasciatelo ai popoli che lo stanno usando e avranno loro... Lei signora vuole stare bene alla sera e non avere la tendenza ad accumulare colesterolo, anche perché se mangia del pane di qualsiasi tipo a cena lo accumula, a meno che lei non vada a farsi o della cicletta o delle camminate o 2 ore di ballo, lei l'accumula. Ma la sera si mangi delle sue belle verdure crude o cotte, o se no un bel minestrone, o se no si mangi e insieme si mangi il suo petto di pollo, si mangi il suo merluzzo, il suo tacchino, si mangi le sue uova piuttosto che no. Guardi, ho visto tante di quelle persone abbattere il colesterolo eliminando i farinacei e mangiandosi un uovo al giorno, che sarebbe proprio da farli andare in giro per il pianeta a dimostrare che tutto quello che viene detto sul colesterolo è fasullo, insomma. Quindi se lei vuole avere un buon futuro senza grosse problematiche per quanto riguarda il colesterolo, i problemi poi che insieme al colesterolo ci si aggiungono, perché quando il colesterolo è alto, è tendenzialmente alto, poi quando arriva il periodo della menopausa la tiroide rallenta, per cui poi scatta l'ipotiroidismo e poi allora lì va su anche il peso e poi conseguono tutto un insieme di altri fattori, insomma. Comunque io la seguo e tramite le sue diete, così io sono dimagrita 10 kg. Sì. Nonostante ciò però il mio colesterolo è ancora altissimo. Quanto è il suo colesterolo? Sono partita da 2,95 e sono scesa adesso, dopo un pochino di dieta che ho ridotto moltissimi alimenti, a 275. E il suo gruppo del sangue qual è? È A positivo. Stasera speriamo di aver fatto bene il punto sulla storia del colesterolo misterioso che non si abbassa. Quindi alla larga anche dei cosiddetti cereali senza glutine, signora, da riso, miglio e mais, che in teoria quelli delle persone di gruppo A ci vanno d'accordo, ma quando c'è il metabolismo che rallenta così, signora, bisogna starci lontanissimi. Infatti io non ho trigliceridi, non ho glicemia, la pressione è giusta, è tutto giusto tranne questo colesterolo altissimo. Sì. Basta cereali, basta gallette di riso, basta gallette di mais, proprio... A questo punto elimino tutto, dottor Mozzi. No, passa i legumi, signora. Ecco, i legumi, come ho sentito stasera. Polpettine ma poi ho il suo libro. Di lenticchie o cannellini, col tonno, col pollo, il tacchino, ecco. Lo sgombro, l'uovo che fa da legante, signora, queste. Poi li potete fare anche sotto forma di schiacciatine, li mettete al forno in una teglia con la carta da forno, certo. Oppure anche una spennellata leggerissima di olio, sottilissima, questa diventa come una piadina, come un cracker che non ha niente a che vedere con i cereali. Poi ha capito, signora, le avevamo già accennato prima, chi ha questa tendenza al colesterolo alto, ogni 15 giorni nella stessa farmacia controllo del colesterolo, ogni 3 mesi controllo in un laboratorio di analisi. Allora, innanzitutto io sono di gruppo A, RH positivo. Sì. E per cui volevo sapere gli alimenti che non dovrei mangiare. Signora, faccia una domanda specifica se ha determinate patologie, se no dobbiamo fare... Il colesterolo e le trigliceridi. Alti. Sì, allora, se vuole i valori... Sta prendendo farmaci? No, assolutamente no. Niente. Quanti anni ha, signora? 51. Quanto è alta e quanto pesa? Allora, sono 60 kg e sono 1,65. Direi che è abbastanza in forma. C'è un 5-6 kg in più. Certo. Signore, il colesterolo è una molecola complessa. Che l'organismo... Ma quanto ce l'ha? Posso sapere, sono curiosa. Quanto è, signora, il suo colesterolo? Allora, 301. 301. Sì. E i trigliceridi quanto? 243. Quanto? 243. Guardi, i trigliceridi possono venire, nel suo caso, da carni rosse, certo. Da salumi, sì. Da fritti e soffritti, anche dall'extravergine d'oliva. Bene, sono contenta. No, bene. Il colesterolo molto facilmente deriverà dai cereali, soprattutto i cereali col glutine.
ma anche da un eccesso di mais che lei può tollerare bene, sì, la può portare ad avere colesterolo alto. Il colesterolo, tutti dicono non mangiate uova che contiene colesterolo. Sì, le uova, ma lei ne mangerà poco perché ha il colesterolo alto. No, no, ma non lo faccio per quello, onestamente, sì, non ho questo problema. Però poi si trova lo stesso il colesterolo alto. Sì, in effetti comunque la carne. Ma se lei, signora, smette di mangiare tutti i cereali e mangia un uovo al giorno, le assicuro che il suo colesterolo va sotto ai piedi. Perché il colesterolo è una molecola complessa che l'organismo per sintetizzarla la demolisce tutta quanta e la risintetizza in altro modo. Invece l'amido viene scisso e viene ricostituito a colesterolo. Questo è uno dei meccanismi del corpo umano ed è per quello che adesso si trovano bambini. Mi è capitato una famiglia con un bambino che aveva 400 di colesterolo a 11 anni. Mamma mia. No, camminare tanto, signora. Grazie. Dovete capire che certo, i cereali e i grassi, ma soprattutto i cereali, che sono loro che mandano sul colesterolo, invece i grassi, anche il burro le manda sui trigliceridi, ci stia alla larga. I grassi mandano su i trigliceridi. Bene, signora, io spero che abbia appreso qualcosa in più. Solo una cosa, al posto dell'olio d'oliva, che olio posso usare? Nel suo caso, guardi signora, ci va a nozze con l'olio di semi di girasole, ma un vero girasole, o con l'olio di semi di uva, il vinacciolo, che è il migliore in assoluto. Va bene. Buonasera. E ne mangi poco. Certo. Lei ha un'età, signora, che si ricorderà che i suoi genitori andavano a comprare l'olio nei bottiglini piccoli, serviti con le oliere e segnati sui libretti. Sono gruppo A. Sì. E l'ultimo esame che ho fatto è venuto fuori che ho il colesterolo basso. Vabbè. Cosa indica? Basso quanto? Non glielo so indicare. Ce l'ha scritto Posso? Qua? Vediamo. Mi è stato detto... C'è mia perfetta, colesterolo totale 143, ma va bene. Ma sì, guardi, è una quasi quasi uno dei pochi casi, no, certamente, è un caso. Non è un errore. Che ha il colesterolo, quello cosiddetto buono, ossia l'HDL, che è più alto del colesterolo cattivo. Ah, ho capito. Vede? Bene. Non c'è più la possibilità, ma se si andasse indietro nei secoli, nei millenni, sicuramente tutti i popoli del Mediterraneo avevano il colesterolo buono più alto del colesterolo cattivo. Io devo mangiavano dire, tanti legumi, io tante sono verdure, cresciuta così. Tanto pesce. Io ho mangiato tanto pesce, sì, legumi, la sì, carne una volta alla settimana, vabbè non sapevo... Poi si è scatenato con i dolci cremosi. Sono arrivata in Piemonte, ho cominciato a mangiare latticini, dolori alle spalle, insomma poi ho avuto... Quindi sono stati i piemontesi a traviare. Mi dicevano che era il caldo che ho lasciato giù al sud, invece... Io ho 55 anni, ho fatto una vita a mangiare mele e cracker, io sono di gruppo zero. Sì. Il colesterolo mi è andato alle stelle e seguendo la dieta, mangiando un giorno sì e un giorno no, due uova, a me il colesterolo si è abbassato. Mangio più carne, mangio legumi e tutto questo mi è andato a posto. Volevo fargli un ringraziamento perché seguendo le sue trasmissioni da circa un anno ho perso 15 kg eliminando tutto quello che si poteva eliminare. Ho tolto la pastiglia per il colesterolo e ho tolto la pastiglia della pressione alta. Va bene, brava signora, complimenti. Siamo senza parole. Questo sì, perché sinceramente se non ci si mette di buona volontà, come si suol dire, non si ottiene niente. E adesso piano piano porto avanti il mio discorso, perché andando avanti anche con l'età vedo che è meglio trovare una soluzione. Qual è il suo gruppo del sangue, signora? Zero positivo. Sì. Sono stata diversi anni di donatrice di sangue, dunque... E gli anni suoi quanti sono? 63. Va bene, bravo. Sì. Io ho perso i miei 15 kg e sono arrivata al peso normale della mia altezza e tolto via la pastiglia del colesterolo, tolto via la pastiglia con i bicchieri di acqua calda, tolto via la pastiglia della pressione alta. Ma va che bene. Brava signora, come sì, siamo contenti per lei, bene. Io volevo proprio ringraziarla perché io vi seguo sempre e mi piace tantissimo le vostre trasmissioni. Grazie signora. No.